Appunto, commendatore, sto guardando, ma lei non mi fa parlare. Cioè? Sono questi i modelli di Milano. Questi sono i modelli mandati dalla signora Rossi? Questi. Ah, questi non sono i modelli di Jourdain, questi sono i modelli di Milano. Oh, mi pareva. Ma cosa sarebbe quello a fare? Un abito da passeggio? Due milanine di stoffa sprecate. È marcato 2300. Ah, signorina, ha sentito? 2300, guardi che quella stacceria che lei indossa costa 2300 lire. Stia ben attento quando se la toglie non sciuparla, per carità, eh? E lei badi bene che non li veda nessuno della clientela, perché se me li fa capitare un'altra volta sotto gli occhi, lei può considerarsi licenziato. Ma che cos'ha questa mattina il nostro stuzzicadenti? Beh, arriva la signora Rossi. Già, la nuova padrona, sai. Ma trovate che sta così male? No, affatto. È delizioso. Siete divina con quest'abito, contessa. Spazzito, ma anche di avere creduto di esserci cascata così come... E poi oltretutto noioso, insistente, scanzonato. Non ci vuole proprio più pensare. Nemmeno le 2000 lire? Ah, no, quelle no. Ah. Quelle me le ridà, ecco. Distro. Oh, ma non si è! Ma via! Via, non si può! C'era la signorina Marcella? Ma che cosa vuole seccante una questa? Una comunicazione urgente per lei, signora contessa. Ma vada via! 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 Mi pareva, non era il tipo. No. Contessa, lei è scomparsa come una dolce illusione. Oddio. Ah, l'amarezza di non rivederla ed un debito di 2000 lire. Ah, meno male, l'ha messa in carta. Ora sei a posto. Ma si capisce, lo sapevo benissimo. La prego di telefonarmi allo stadio domani mattina. Anni!